Oggi facciamo la pastiera. Su una spianatoia mettiamo la farina a fontana e in un piatto strapazziamo 3 uova intere e un tuorlo. Aggiungiamo la buccia di un limone fresco non trattato e la buccia di un'arancia. Lo zucchero. Allora, le dosi, noi abbiamo utilizzato il grano di un barattolo, quindi mettiamo 600 g di farina per fare la pasta frolla. Cominciamo dalla pasta frolla perché la pasta frolla deve riposare. Quindi mettiamo 600 g di farina, 300 g di zucchero, 3 uova intere e un tuorlo e 250 g di burro morbido. Facciamo un impasto senza lavorarlo troppo. Quello prima, o qualche ora prima, abbiamo cotto il grano di questo barattolo, che è già cotto, sono 580 g peso netto, con 300 ml di latte, con bucce di limone. Si ricuoce fino a farlo diventare una crema, come vedete. Poi bisogna raffreddarlo perché bisogna impastarlo freddo. Adesso mescoliamo il tutto in una zuppiera molto capace e aggiungiamo a questo grano cotto 700 g di zucchero. Mescoliamo. Aggiungiamo adesso 700 g di ricotta. Possibilmente di pecora, della soda. Mescoliamo fino a che il tutto sparisca, diventi omogeneo. Lo mettiamo una volta 7 uova intere, però facendolo assorbire una alla volta. Finito di amalgamare le uova, aggiungiamo tutti gli aromi, bustine di vaniglia, due bustine, anche tre, cannella, una busta di cannella. Una fiala di millefiori sciolti in un poco di latte e frutta candita tagliata a pezzetti a volontà. Amalgamare il tutto con il contenuto di questo barattolo. Si può formare una pastiera mettendolo in una teglia da 32 cm, ma poiché è un po' complicato stendere la pasta frolla così, con un diametro così grande, si consiglia di mettere due teglie più piccole da 26 cm, perché la pastiera è un dolce molto buono e per le feste sicuramente anche due pastiere si consumano in un battibaleno. Quindi dividiamo la pasta frolla in due parti e su un foglio di carta oleata, leggermente spolverizzato di farina, andiamo a stendere i due terzi di questa pasta. Col rimanente terzo formeremo le striscioline. Allora prendiamo un matterello,
e formiamo un disco. Ribaltiamo questo disco sulla teglia precedentemente imburrata e infarinata. Eliminiamo la carta oleata. Foderiamo bene la teglia. Finita l'operazione, distribuiamo il ripieno in tutte e due teglie. Stendiamo la rimanente pasta per formare le strisce di guarnizione. Si devono formare 6 strisce. E andiamo a chiudere a griglia. Pizzichiamo il bordo in modo da completare la decorazione. Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi, controllando finché diventino belle dorate. In media passerà circa un'ora. Dopo spegnere e aprire la porta del forno e aspettare che si raffreddi nel forno stesso in modo che si asciughino. Al momento di servire, spolverizzare di zucchero a velo e porzionare nei piatti. E buon appetito!